Il San Giovanni Battista è un soggetto che ritroviamo spesso in Caravaggio. Qui vedremo da vicino il dipinto di Galleria Borghese. Tra le versioni più famose vi ricordo quella dei Musei Capitolini, quella della Nelson Gallery di Kansas City e quella della Galleria Corsini di Roma. Il santo è colui che battezzò Gesù di Nazareth e la sua vita venne completamente dedicata alla predicazione. Qui San Giovanni Battista è più giovane rispetto agli altri dipinti realizzati da Caravaggio e potrebbe sembrare un pastore qualsiasi fermatosi a riposare. Lo vediamo infatti disteso su un grande drappo rosso che è il suo mantello, simbolo di martirio. Il piede sinistro del giovane è appoggiato su un tronco tagliato, mentre il rispettivo braccio è adagiato sul drappo rosso che ricopre un sedile improvvisato, forse su delle rocce. La mano destra è aggrappata all'altro braccio, aiutando Giovanni a sostenere la lunga canna che tiene con la mano sinistra. È quasi completamente nudo, tranne che per il telo bianco che nasconde l'inguine coprendo il fianco sinistro e scendendo sulla coscia destra. Lo sguardo pensieroso è rivolto verso di noi, mentre alla sua destra un ariete è occupato a brucare dei germogli della vite che si arrampica sulle rocce dello sfondo. Dell'ambiente in cui è immersa la scena riusciamo a scorgere poco, forse l'artista lo ha solo abbozzato. La luce irrompe dalla parte sinistra del quadro, illuminando il corpo di Giovanni. Una curiosità, nel dipinto, sul limite del bordo inferiore, l'artista ha inserito due piante di tasso barbasso, che ricorrono spesso nell'opera di Caravaggio nei soggetti d'arte sacra e che sono simbolo di morte. L'immagine dell'ariete è inusuale e sostituisce l'agnello, che siamo abituati a vedere più spesso nella raffigurazione del Battista. Il dipinto fu uno degli ultimi realizzati da Caravaggio e insieme a una Maddalena e a un altro San Giovanni costituiva parte del bagaglio che l'artista portò con sé di ritorno a Roma dopo aver viaggiato tra Napoli e Malta. Il pittore contava di farne dono a Scipione Borghese, suo grande estimatore, in cambio dell'aiuto per ottenere la grazia papale. L'artista infatti era fuggito da Roma con una condanna capitale a suo carico per aver ucciso un giovane in circostanze ancora oggi misteriose. Di quest'opera vi invito a cogliere l'eccezionale invenzione compositiva, che ci appare e ci cattura in tutta la sua languida sensualità. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lascia un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!